Degli appuntamenti che sicuramente è stato salutato con più favore, eh, che è ritornato nel panorama ciclistico italiano e toscano, in la Toscana, terra di ciclismo eroica, una gara a tappe riservata alla categoria. Under 23 dovuta anche in questo caso alla lungimiranza di Giancarlo Brocci e di tutti i suoi collaboratori. Tre tappe attraverso appunto la eh, Toscana che eh, hanno garantito al miglior, mo, ai migliori del movimento ciclistico internazionale di darsi battaglia in questi territori che sono decisamente suggestivi. La prima tappa, quella che andremo tra poco a vedere, è quella tutta in territorio eh, grossetano all'interno della provincia di Grosseto da Pagano qua cingiano per 146 km e ovviamente non potevano mancare i tratti di sterrato di strada bianca Ovviamente essendo una gara a tappe ci sono varie maglie da assegnare, ovviamente la maglia amaranto eroica per il leader della classifica generale, quella azzurra per eh, il leader della classifica a punti, la maglia verde per il Gran Premio della Montagna, la maglia gialla per i traguardi volanti e la maglia bianca per la classifica di miglior giovane. Maglia che ovviamente ad ogni tappa verranno assegnate con la tappa conclusiva, la terza, quella che si correrà poi il primo di maggio, andrà a definire ovviamente tutte le varie classifiche dicevamo sicuramente un appuntamento salutato con favore sia dalle società che dagli addetti ai lavori questo appuntamento a tappe sia perché le gare a tappe scarseggiano un po' in Italia e quindi benvenga questo appuntamento sia perché siamo praticamente alla vigilia eh, del Giro d'Italia altro appuntamento che per alcuni anni è stato caro proprio a Brocci con il suo Giro Bio e poi in un certo senso l'eredità è stata presa da quello che è il Giro d'Italia, eh, che vede tra i principali fautori di questo il commissario tecnico della nazionale. Stiamo seguendo l'operazione di firma della prima eh, tappa, quella appunto che abbiamo detto da Pagani qua a Cingiano per 146 chilometri, è l'occasione questa per veder sfilare tutti gli atleti al via, dopo anche la. Presentazione eh, della giornata precedente. Andiamo a vedere il lotto delle società. La Trevigiani eh, ha aperto le iscrizioni, poi l'ABS Carrera Gavardo, la Nazionale Russa, la EIM, poi ancora il Velo Club Mendrisio, la Maltinti Lampadari, il Team Servelo, la eh, Top Forex, la Project Cycling Team, la Mastro Marco, la Zappi Racing Team, la D'Amico Tensi Nord, la Colpac, la Petroli Firenze, la Iseo Serrature, l'Unione Ciclistica Monaco, la Mical Velo Club. La ciclistica Malmantile, la Tirol Cycling Team, la Veius, la Swiss Racing Academy, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Arancucine e il Team Pala Fenice. Anche da questo veloce elenco si capisce appunto quanto sia prestigioso e di caratura estremamente internazionale questo appuntamento dicevamo appuntamento importante appunto in vista anche ehm, del Giro d'Italia che è praticamente ormai alle porte siamo circa meno di un mese ormai alla partenza del Giro a Tappe che sicuramente per molte società è un appuntamento imprescindibile come si suol dire cerchiato in rosso e ovviamente c'è anche da dire che è importante eh, poterci partecipare perché ovviamente sappiamo che per partecipare al Giro d'Italia bisogna avere un determinato punteggio per poter accedere. Ovviamente, quella che vi proponiamo è una sintesi, eh, quella appunto eh, che vi stiamo facendo vedere. Siamo alle prime battute, con le prime. Eh, I primi traguardi intermedi anche posti all'organizzazione abbiamo visto il cartello del eh, Gran Premio della Montagna che se lo va a giudicare col dorsale 135 Scaroni della Petroli Opla eh, Firenze davanti al dorsale 151 Castano eh, dell'Unione Ciclistica Monaco e poi comunque vediamo tutto il gruppo alle spalle con i eh, distacchi che si mantengono. Decisamente minimi. Avvio sicuramente come vediamo da queste immagini, insomma eh, andatura che si mantiene piuttosto alta e ovviamente questa è l'occasione anche per vedere gli splendidi panorami che può offrire la Toscana. In questo caso la provincia di Grosseto che forse. Eh, per quanto riguarda la Toscana sappiamo regione eh, Florida per quanto riguarda il ciclismo, diciamo forse la provincia di Grosseto è quella un pochino più snobbata dal ciclismo. Non ci sono tantissime gare, una volta c'era anche una gara di dilettanti che poi nel tempo è andata a, a è venuta a mancare e comunque dicevamo appunto forse questa è proprio l'occasione per rinverdire i fasti della provincia di Grosseto che. Eh, dal punto di vista delle strade, dai paesaggi, non ha sicuramente niente da invidiare eh, per quanto riguarda i percorsi e altre zone della Toscana e non solo. Primo attacco di un certo rilievo per quanto riguarda. La testa dalla situazione in gara, ricordiamo che questa è la prima tappa, quindi anche quello che sarà poi l'ordine di arrivo sarà ovviamente gioco forza anche la classifica generale per quanto riguarda la prima tappa. Dicevamo una fuga piuttosto numerosa al comando che ha 20 secondi per il momento di vantaggio sul gruppo. Che adesso vediamo inquadrati Sono una quindicina gli atleti che compongono la testa della corsa, magari più tardi cercheremo anche di dare l'esatta composizione. Quel che è certo è che nel tentativo sulla testa non ci sono atleti della Colpac e questo spiega perché, appunto, sono proprio gli atleti diretti da Valoti che si stanno muovendo all'inseguimento di questo uh, tentativo che caratterizza questa fase uh, di gara. Che, come abbiamo detto, comunque ha una ventina di secondi di uh, uh, margine. Tratto di strada bianca che ovviamente non può mancare: che eh, deve essere affrontato più volte in questa prima tappa, almeno questo tratto di Serrato. Poi ovviamente ci saranno anche in tutte eh, le altre tappe, tre in eh, totale. E quindi dicevamo. Eh, la testa della corsa, proviamo a ricordarla velocemente: tra gli atleti al comando abbiamo Mori della Maltinti, Braybrook della Mical Veloclub, Bayer della Tirolo, Luker della Swist Team, così come Fogel, poi Garavaglia della Petroli, eh, Gattuso e Sensi della Ciclistica Malmantile, Zambelli e Baldo della Iseo, Ardi eh, della eh, Zappi. Uh, Florian Gamper della Tirolo, Mazzucco, il giovane Mazzucco della Trevigiani, Fortunato della Petroli, Italiani della Maltinti e Schneider della IIM. Queste immagini sono decisamente spettacolari, che ci fanno vedere le difficoltà che devono affrontare le gozzi, i ragazzi, sia perché qualcuno come questo portatore del Team Servelo. È andato fuori strada, ma questo perché? Perché a volte, oltre alle forature, che come vediamo ci possono essere, è anche difficile vedere la strada. Perché essendo una giornata calda, abbastanza calda o comunque non bagnata, si alza tantissima polvere nei tratti di sterrato. Quindi tra i ragazzi che ovviamente alzano la polvere, tra i mezzi che garantiscono la sicurezza e devono passare, e quindi c'è anche questo pericolo, e c'è anche il rischio di non vedere la strada. Torniamo, però, per quanto riguarda: la nostra situazione in corsa perché sta per rientrare sulla testa della corsa col dorsale 136 Monaco della Petroli Firenze, si sta per accodare alla, alla testa della corsa che vi abbiamo ricordato poco fa, però eh, la testa della corsa che poi nel frattempo è anche cambiata, non è che sta a guardare non è che sta a aspettare quello che può essere eh, la situazione, e infatti si rende conto che il gruppo potrebbe rinvenire e quindi il marocchino Abderrahim della Trevigiani prova a rompere gli indugi e prova ad andarsene il primo a riportarsi su di lui col dorsale 175 Gianni Pugi della ciclistica Malmantile quindi si forma questa coppia al comando quando ci stiamo mai avviando verso la uh, conclusione, appunto. Intanto nel frattempo uh, annotiamo che Monaco ce l'ha fatta a riportarsi, ma è veramente scatenato il uh, Marocchino abderrahi della Trevigiani. Formazione quest'ultima: che suo malgrado non può partecipare al prossimo Giro d'Italia proprio perché non ha ricevuto l'invito. Perché alcune società, quelle italiane hanno dei punteggi per poter accedere al Giro d'Italia. Quelle straniere, la Trevigiani ha un'affiliazione straniera, deve, tra virgolette, aspettare l'invito da parte dell'organizzazione. Invito che non è arrivato e in questi giorni proprio la Trevigiani esprimeva rammarico per questo mancato invito perché comunque avevano fatto un po' anche eh, perno su questo appuntamento della stagione, quindi stanno dimostrando però anche in questo tratto eh, di tappa che con i suoi atleti sicuramente avrebbero potuto dar spettacolo per quanto riguarda la situazione della gara ecco qua che avviene appunto in questo istante eh, il monaco ri che riesce appunto a riportarsi eh, sulla testa della corsa ma nel frattempo abbiamo visto appunto che abderrahim eh, ha nuovamente provato ad allungare sulla testa eh, della corsa e quindi ci stiamo ormai avviando eh, verso la conclusione sono state 146 km in questo primo se così vogliamo dire assaggio eh, di eh, tappa della gara, appunto eh, che sicuramente ha messo dura prova anche basta guardare il tratto di eh, strada bianca che era in discesa, il doppio tratto che veniva affrontato dopo appunto la salita dopo Cingiano e quindi sicuramente eh, difficile l'interpretazione anche da parte eh, della gara. Decisamente affascinante il poter, come dire, affrontare le strade bianche però allo stesso tempo anche estrema difficoltà per i ragazzi magari qualcuno di questi era anche la prima volta che andavano a affrontarla non cambia la situazione al comando perché Abderahim è sempre in compagnia eh, di Pugi, l'atleta della ciclistica malmantile con il primo atleta, quello della Trevigiani che sembra decisamente più in palla ma sembra anche quello più eh, intenzionato a far funzionare questa azione. Rahim ha, ehm, scusate, eh, Puggi, ha capito che questa poteva essere l'azione buona e infatti sta dando anche il suo contributo. Alle spalle sono gli atleti della Petroli Firenze che fiutano il pericolo e provano a rompere l'indice. Dovrebbe essere proprio Monaco, che è stato l'ultimo a rientrare su questo tentativo che è andato un po' a selezionarsi sulla testa e sta provando tutto solo a riportarsi appunto eh, sulla eh, testa della corsa. È Garavaglia, scusate, è Garavaglia della Petroli Firenze che sta. Andando a riportarsi tutto solo sulla testa quando siamo ormai in vista eh, della conclusione. Quindi a breve potremo avere un terzetto al comando. Distacchi veramente minimi. Noi andiamo nuovamente a riportarci eh, sulla testa della corsa con Pugli, che adesso va a fare l'andatura. Ed eccolo qua che Garavaglia va a completare il suo inseguimento e si forma un terzetto eh, sulla testa della corsa. Garavaglia faceva parte del tentativo numeroso che abbiamo ricordato eh, poco fa mentre il suo compagno Monaco era stato colui che se l'era riportato in un secondo momento sulla testa adesso giustamente Galavaglia della Petroli eh, è rientrato si riposa un attimo però sicuramente c'è da dare il tutto per tutto in questo tentativo si rende conto forse Abderrahim che non c'è grande accordo forse grandi forze nei suoi compagni di avventura e quindi prova a, ad andarsene si alza sui pedali prova a fare la differenza nel tratto di strada che eh, sale e quindi alzandosi sui pedali il marocchino della Trevigiani Phoenix Hemus eh, prova a, a andarsene tutto solo, controlla la situazione alle spalle, conta distinto anche dall'adrenalto numero uno e fa decisamente la differenza. E ancora una volta quindi la Trevigiani dimostra che eh, è veramente un peccato il suo mancato invito alla... Al Giro d'Italia mentre sembra accusare la fatica nelle retrovie. Michael Morandi del velo club Mendrisio che accusa un po' la fatica, ma siamo ormai veramente alle fasi conclusive di questa prima tappa eh, del punto eh, della gara e quindi eh, potrebbe cominciare ad accarezzare sogni di vittoria. Zahiri Abderrahim della Trevigiani, che è stato il promotore del tentativo, prima a due, poi a tre con Garavaglia. Che è rientrata e poi, quando si è reso conto che non c'era più eh, accordo, forse non c'erano più forze, se n'è andato tutto solo. E quando siamo ormai a meno di 500 metri dalla conclusione, ci apprestiamo a seguire la vittoria del marocchino Zahiri Abderrahim nella prima eh, tappa della Toscana, terra di ciclismo, ed eccolo qua il pubblico che aspetta: appunto il, eh, il marocchino che può decisamente godersi la vittoria e tagliare il traguardo a braccia alzate. Sono sempre in due gli immediati inseguitori, sono sempre Garaval. Puggi eccolo qua ed è Garavaglia della Petroli Firenze a cogliere la seconda posizione, terzo Gianni Puggi della Ciclistica Malmantile, arriva in quarta posizione Michel Picot della BS Carrera, lui lo ricordiamo vincitore eh, dell'internazionale di Loano, quinto Andrea Bagioni della Colpac e sesto Groditsky della Pala Fenice e via via ovviamente tutti gli altri. Le maglie, quella di classifica generale così come quella della classifica punte ad Abderrahimi. Per la maglia verde dei GPM Scaroni, quella gialla della classifica generale traguardi volanti Garavaglia e la maglia bianca di miglior giovane Andrea Bagioli. Ma l'archivio quindi la prima tappa, adesso ci sarà il giorno di riposo e poi riprenderemo con la tappa, quella più temuta sul Monte Amiata. Sono arrivato qui in Europa. Questa gara è importante per me. Sono molto contento per questa vittoria e speriamo la classifica generale.